Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shedid. Eccoci qui con il 13° episodio della magnifica carriera con il nostro Tarzanello Barzotto. E quindi dobbiamo affrontare il Cardiff City, che mi sembra che nell'altro video avevo detto che bisognava simularla, però sono un coglione perché in verità il Cardiff City, ragazzi, è primo. Quindi abbiamo un'opportunità grandissima di superare il Cardiff City. No, non di superare, ma di raggiungere. Quindi non la sprechiamo questa opportunità, ragazzi. Dobbiamo assolutamente raggiungere il Cardiff City, perché abbiamo il Norwich e il Middlesbrough che hanno un punto sopra noi. Quindi speriamo che perdano punti, così noi possiamo andare primi magari. Poi così, andiamo subito con la partita e buttiamoci in gara. Ok, eccoci qui alla magnifica partita che vale tantissimo per il nostro Fulham, che non deve fare cavolate possibilmente senza prendere golletti. Così vai Parker subito per Carrasco, che va a sbordate. Attenzione Carrasco, può mettere in mezzo, c'è Sanabria e dai Sanabria, devi saltare. È molto combattuta la partita, raga, molto combattuta. Attenzione, mamma mia, mamma mia, uscita fuori di poco. Parker si inventa un passaggio incredibile per Shee. Vede Parker in mezzo, bellissimo gol assurdo di Parker. Che azione incredibile, regà. Grande Shee, che gli ho dato fiducia un'altra volta, non ho voluto mettere Gnabry. Grande Shee, bravi regà. Fiero di voi, fiero di voi. 1-0 contro il Cardiff, il primo in classifica. Dai, è così. Ok, ragazzi, è finito il primo tempo. Quindi, senza che ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito col secondo. Ok, Wallace, facci vedere un po' cosa sai fare. Sì, Wallace si fa tutto il campo. Incredibile. Vuole provare il destro? Niente. Niente da fare. Poi ci ha lasciato tutta la fascia libera, però, Wallace, per fare il pisellino. Attenzione, lo rischiamo. No, esci. Bisogna uscire. E che alla. No. Viviamo Rebieta. Ma come? Ma chi gliel'hai data? Oh. Bettinelli! Gioca beach volley! Mamma mia! Bettinelli la girata con la spalla. Come ha fatto Bettinelli? Mo se ce lo fanno rivedere. No, non ce lo fanno rivedere. Bravo Bettinelli, mi sa piaciuto. Facciamo entrare subito Gnabry, che abbiamo bisogno di lui. E pure Rodallega. Sanabria ultimamente è un po' sottotono, però, ragazzi. Un po' sottotono Sanabria. Non riesce più a essere incisivo. Cosa fa Bettinelli che esce così? Ma dove va Bettinelli? Ah, raga, io non gli ho detto niente a Bettinelli. Non gli ho detto di uscire. Io non ci credo. Ma guardate Bettinelli, lo faranno rivedere. Ma dove va? Ma dove va? Parte il treno. Dove cazzo vai, Bettinelli? Ciao. Guardate come dobbiamo andare a sprecare le partite. Oh. Degna B, la filosofia decisiva. Parti da centrocampo e non ti ferma più nessuno. Dai, che è un gioco di cacca. No, che te sei cagato. Ma come fai, oh? Sergio. Dove tira Sergio? Mamma mia. Attenzione, Rodallega. Non so se è buono il pallone. Cazzo, fuori gioco. La Rodallega sta sempre fuori gioco. Con ste treccine. Te fanno passare il cervello. Cazzo ho detto. Il Cardiff, raga, c'ha la difesa altissima. Quindi noi dobbiamo approfittare. Però noi stiamo belli che schiacciati. Quindi no, non lo so. Aia. Mamma mia. Bettinelli si butta un'ora prima. Delle volte si butta un'ora dopo, una volta un'ora prima. Mai a tempo. Oh, Bagnac. Gnabry. Parker. Rodallega. Rodallega. Ma porca mignotta. Fa sempre a far coglione con quei treccini. 87esimo, raga, come abbiamo buttato la partita. Come abbiamo buttato la partita, raga.
un'ultima occasione. Corro da Iega. La può girare. Da così. Ma che cazzo di piede di merda che c'hai? Che passaggio che è riuscito a fare da Iega, oh. Ma che è? C'hai banane. Posto dei piedi. No. No. Beh ragazzi, è finito anche il secondo tempo. Abbiamo pareggiato contro il Cardiff City, che non va bene e non va male, cioè non serve a un niente alla fine, per colpa di sto stupido Bettinelli, portierone. Ma che fai? E vabbè, 1-1. Ragazzi, per una questione di tempistica, perché c'ho da studiare e varie cose, perché è l'ultimo periodo dell'anno e qua bisogna concentrarsi e recuperare quello che magari hai lasciato un po' da parte. Diciamo che io odio il latino e quindi devo recuperare il latino. E vabbè, latino, sti cazzi del latino, dai, alla fine è solo una materia, regà. Vabbè, comunque ci vediamo al prossimo episodio, lasciate un bel like, iscrivetevi, naturalmente arriverà domani, penso, sì, domani, lasciate un bel like, iscrivetevi e ci vediamo domani, bella.